Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e sono qua per lanciare un messaggio e parlo a nome di tutti gli amici del gruppo Comunalca. Noi sicuramente stiamo facendo una piccola rivoluzione, stiamo arrivando all'Europa, ma questa piccola rivoluzione sarà una grandissima rivoluzione perché noi all'interno dell'Europa faremo un grandissimo cambiamento. Andremo a vedere chi ci comanda, chi sono quelli della Troica e porteremo carte alla mano la dimostrazione che l'Italia è preda di lobby finanziarie e massoniche che vogliono portare il nostro paese alla rovina. Stanno rovinando l'Italia e stanno rovinando tutti i paesi europei con la politica dell'austerity, che non è altro una politica del rubare alla povera la gente per dare in mano alle banche. Questo non va bene e purtroppo questi signori sono delle lobby molto potenti, molto influenti, che riescono a posizionare all'interno dell'Europa i loro personaggi, riescono a mettere nei punti chiave di ogni paese i loro burattini, e questi burattini sono all'interno delle istituzioni per saccheggiare i singoli paesi. L'abbiamo visto in Italia con Saccomanni, lo stiamo vedendo ora all'interno della nostra presidenza del Consiglio Correnzi. Abbiamo dei perfetti impostori che rappresentano le lobby e sono asserviti alla Troica europea. Questi personaggi qua hanno le ore contate. Ci stanno rappresentando in maniera impropria, rappresentano delle lobby che assolutamente non sono democraticamente elette e non rappresentano la popolazione, ma non rappresentano i cittadini. Lo stanno vedendo in Grecia, i greci che stanno soffrendo per colpa di una politica di austerity. Questa politica qui ha le ore contate, una politica che è destinata a cadere, è destinata a finire, perché ha fatto soffrire tantissimi persone, tantissimi cittadini europei, e questi impostori qua sono anche artefici di guerre create ad arte, come abbiamo visto in questo momento qua le rivoluzioni in Ucraina. Ciao da Svidania. L'abbiamo visto da Svidania. Abbiamo visto anche, ci sono anche delle registrazioni telefoniche, come abbiamo visto quella del primo ministro estone, nella quale viene accusata il fronte rivoluzionario ucraino, che alla fin fine ha sostenuto un presidente di banca messo come primo ministro in Ucraina, per far entrare nella cerchia della Troica anche l'Ucraina, per poter accedere ai cosiddetti finanziamenti, fondi europei, col sistema del debito credito. In cambio vengono dati titoli di Stato per entrare a far parte sempre di questo sistema, che è un sistema del debito, che non fa bene all'Europa, non fa bene ai cittadini, è un sistema che crea solamente del debito che non sarà mai pagato, è un sistema del debito che costringerà in eterno i paesi ad avere un debito e la gente pagherà in eterno gli interessi sul debito, in un debito che rimarrà in eterno perché non potrà, è un debito artificiale che non potrà mai essere pagato. Impostori della politica, avete i giorni contati e guardate bene, quando andremo su noi dovrete scappare, vi staneremo casa per casa come dei ratti di fogna. E questo è un po' lo sparacchio che fa paura a questa gente, hanno paura, sono lì che si stanno arroccando sulla propria posizione, hanno asserviti dalla loro televisione e giornali che non vi raccontano le cose. Noi vi racconteremo le cose non appena entreremo nelle stanze del palazzo, anche lì apriremo un'altra scatola di tonno. E questi signori in questo momento qui, lo spauracchio di questa gente è proprio questo, che noi andremo a far luce sulle cose. Noi andremo a far luce sulle cose, entreremo in Europa in maniera molto più preponderante di come siamo entrati nelle istituzioni italiane, perché lì non ci sono i premi di maggioranza, non ci sono le coalizioni.
i nostri cittadini faranno luce sulle cose, e questo un po' spaventa queste persone, perché sanno che la vera rivoluzione incomincerà dall'Europa. Avremo dalla nostra anche una presidenza europea, per cui questo sarà veramente il giro di volta. Stiamo arrivando pian pianino dappertutto alla vera rivoluzione. Noi la faremo con l'informazione, con i mezzi della democrazia, però guardate bene, cari signori, come noi avremo il potere dalla parte nostra, vi faremo pagare tutto quello che vi siete rubati, con anche gli interessi, e noi abbiamo già in cantiere due proposte di legge. Uno, l'adozione del 41 bis, non solo per i reati di mafia ma anche per i reati politici, per cui chi ha rubato, carcere duro, 41 bis, e nessuno sconto di pena. E due, come si fa con i mafiosi, il sequestro di tutti i beni. Vi verranno sequestrati tutto quello che vi siete rubati, anche solo se c'è il semplice sospetto, un'indagine. Vi sequestreremo tutti i beni vostri, i beni che avete intestato a prestanomi. Per cui questo so che vi fa paura, un po' la strizza al culo, lo so che l'avete, e questo sarà quello che vi aspetterà, 41 bis e sequestro di tutti i beni. Agli italiani che ascoltano questo videomessaggio io dico solamente una cosa, e la dico a nome del nostro gruppo parlamentare, dico solo una cosa: io so che tanti, aspettando questo momento, non ce l'hanno fatta, hanno deciso di farla finita, e sono stati anche dei suicidi. Questi suicidi non sono nient'altro che degli omicidi di Stato. 4 aprile a Milano, una manifestazione. Ci sarà una manifestazione il 4 aprile a Milano per questo. Ecco, mi sta dicendo il nostro operatore che ci sarà una manifestazione a Milano, ma io vi prometto una cosa: questi omicidi di Stato verranno, queste persone sono dei martiri chiaramente, verranno vendicati, perché il nostro scopo è portare verità e giustizia all'interno delle nostre istituzioni. E quanto è vero Dio, questi omicidi di Stato verranno vendicati uno a uno, dal primo all'ultimo, e saranno gli impostori a pagare, gli impostori della politica, non eletti da nessuno, messi lì dalle segreterie di partito a rubare queste persone qui e a ridurre la gente alla fame, pagherà di quello che sta succedendo. Ciao a tutti, e abbiate fiducia, le istituzioni, gli impostori delle istituzioni se ne dovranno andare, entreranno i cittadini dentro le istituzioni. Ciao a tutti. Grazie Andrea, posso aggiungere qualcosa? Aggiungi. Grazie. Sì. Salve, sono Antonio Scerra, condivido tutto quello che dice Andrea. Voglio fare un appello agli italiani, sia agli attivisti e non, che chi mi seguono. Allora, queste elezioni europee sono le più importanti che fino adesso sono capitate nella storia, perché fino adesso le abbiamo sempre trascurate, abbiamo mandato dei burattini, delle sagome in Parlamento, e adesso la vecchia politica ripropone i vari D'Alema, i vari Tajani, i vari Mastella. Questi sono gli elementi che vogliono fare rappresentare ancora il popolo italiano. Bene, questa volta qui ormai sappiamo che tutto dipende dall'Europa e bisogna andare lì per cambiare l'Italia. E per andare lì e sbattere i pugni sul tavolo ci vuole una forza politica che ha le mani libere, e l'unica forza politica che ha le mani libere è il Movimento 5 Stelle, che non dipendiamo da nessuno, siamo liberi cittadini, soffriamo, non ci suicidiamo, ma combattiamo, lottiamo. L'unica forza libera è il Movimento 5 Stelle, non abbiamo apparentamente né con lobby, né con banche, né con niente. Siamo l'unica possibilità per andare a cambiare e vivere meglio noi italiani. E chi ha sbagliato pagherà. Grazie Andrea.